può impensierire ancora l'Inter, può riavvicinarsi in attesa poi delle ultime giornate di campionato. Se la Juve può tenere dietro la Fiorentina, che oggi ha vinto e si è pericolosamente riavvicinata al terzo posto, ma ci sono altre risposte da farsi dare questa sera, ce ne sono tantissime. Cominciamo dalle formazioni, che qualche risposta già l'hanno data. La Juve ha fiducia anche nel gigante australiano Kalas, che quest'anno non ha mai giocato, praticamente l'ultimo ricordo sembrano portare proprio a una conferma di Ancelotti al Milan per la prossima stagione. Sì, perché trovare un sostituto. Ti dà il suggerimento per Inzaghi, che viene fuori dalle linee, poi per Kakà in questo avvio, così come il Milan. Beckham, Kakà di tacco ancora per Beckham, c'è Inzaghi che chiede palla, ma la Juve è brava a fare pressione sui primi portatori di palla e non facilitare l'avanzata del Milan, che adesso prova con Kakà. C'è il taglio di Zambrotto. Kakà contro due uomini, tra tifosi ma credo anche al gruppo. Kakà, la finta, Seedorf, Kakà in mezzo a due, Beckham ha battuto in fretta, c'è Seedorf, Kakà uno contro uno su Grigera, Kakà rientra, Kakà il corridoio per Seedorf, la palla torna lì, Kakà ancora dentro, il pallone arriva Inzaghi, la palla gli è rimasta lì, non ha visto sulla destra, c'era tutto solo Beckham, ha tentato di... si gira Clarence Seedorf, è partito Kakà, poi si ferma per dare appoggio, uno contro uno su Grigera, cerca la profondità, Kakà rientra ancora, Inzaghi è venuto in mezzo, 1-2, Kakà con la chiusura, le azioni è... Kakà uno contro uno di Kakà, arriva sovrapposizione di Beckham, traversione di Kakà e c'è rimessa laterale per il Milan. Beckham, Kakà, Beckham, Kakà ancora contro due, Kakà in area, sinistro, arriva via Quinta, sì, via Quinta, o comunque un Pirlo molto impreciso questa sera, già il terzo lancio è la squadra a fare densità nella propria metà campo. Milan deve essere bravo a far girare la palla velocemente, se no non trovi mai il buco. Il pallone per Kakà, pallone toccato da Beckham, Ambrosini, centrale per Kakà, nuovo di Flamini, arriva Pirlo a rimorchio, pallone per Kakà al limite, Kakà cerca Pirlo, Kakà vuole 1-2, palla di ritorno di Seedorf, Kakà dentro, Inzaghi ancora, Kakà all'interno dell'area di rigore, Buffon con i piedi. Iaquinta sposta un po' Flamini, la mano di Flamini su Iaquinta c'è però, per Grigera, viene incontro Kakà, Grigera lo aspetta, si allunga il pallone Kakà e Grigera riesce a prendere, rientra Zambrotta, poi il pallone per Kakà, attaccato da Cristiano Zanetti, si libera bene Kakà, vorrebbe un inserimento, poi prova al destro, non si è coordinato per il meglio, pallone colpito di esterno, termina lontano dalla porta di Buffon. C'è Seedorf ancora davanti, pallone per Kakà, movimento di Seedorf che vuole il pallone, Kakà invece allarga per Beckham, Ini, Pirlo, Kakà, si è rialzato Camoranesi ma zoppica, ancora Kakà con il destro, Buffon la vide all'ultimo momento secondo me, perché aveva molti uomini davanti, la fa sua comunque. Sì, Zambrotta l'aveva visto che era andato fuori, però sportivamente la voleva mettere fuori ugualmente la palla, sì. Il pubblico ha detto di continuare, poi Camoranesi... ma ha preso un colpo forse? Non sembrava. Neanche a me, sembrava più che altro... Seedorf, Kakà, Seedorf, Beckham, Kakà, Seedorf, la mette giù per Kakà. Arriva il traversone sul secondo palo per Inzaghi che si coordina ma non può riuscire. Si è cercato in Milan di creare superiorità numerica sulla fascia portando sia Kakà che Seedorf esterno di De Ceglie, palla leggermente lunga, lui vedi è bravo a far finta di venire incontro. Zambrotta, Kakà, male però Beckham, Kakà, Kakà. È difficile prendere in contropiede la Juventus, cerca la profondità per il suo compagno Kakà che commette fallo, calcio di punizione per la Juventus, Chiellini era andato in anticipo. Sì, la Juventus ritrova Chiellini che dà sempre solidità alla palla sul movimento di Kakà ed è andato subito ad anticipare e ha subito fallo. È pronto il rinvio Buffon, ridono intanto Chiellini e Kakà. Pirlo, Zambrotta, Kakà, posizione regolare. Attaccato, Kakà tiene botta poi con il tacco ancora per Zambrotta, Grigera molto reattivo in calcio d'angolo. Sì, è vero il discorso di Ancelotti per quanto riguarda Ambrosini, ma Ambrosini ha dato tanta volte con... aspettato, aveva perso, qui cerca ancora Iaquinta, è arrivata la copertura di Zambrotta, Kakà, Seedorf,
è bellissima da vedere stasera la Juventus per come è compatta. Adesso però Kakà riesce a prenderla sulla sinistra, la sovrapposizione di Ambrosini, traversone pericoloso, una finta Kakà, palla però Kakà, Beckham, poi in controtempo Cristiano Zanetti. Allora prova a distendersi il Milan, lo fa con Kakà, c'è Beckham lì davanti, Kakà per Beckham, allunga la falcata, la copertura di Chiellini, Pirlo, Kakà di prima, Grigera si trova sulla trema, accompagna a destra Flamini, servito in profondità Kakà, viene incontro De Ceglie, lo sfida ancora Kakà, va sempre via. Solo così poteva sbloccare la partita il Milan, punizione per la Juve, si inventa indietro un passaggio morbido, sono scattati ritorna verso il centro Zambrotta, scivola, non riesce a calciare, poi Kakà si libera in area di rigore, Kakà cerca un bar, è fuori gioco. Se la Juve, possibilità di contropiede per il Milan, lo spinge ancora Kakà, vediamo se riesce ad accelerare, c'è Beckham che va veloce dalla parte opposta, Poulsen bravo a far perdere un tempo di gioco a Kakà, ma insiste nella trattenuta, giallo, ed è giusto perché lui è partito con l'intenzione di fermare Kakà in quella, vedi, aveva già la mano sulla maglia. Giovinco, eccolo Kakà, applausi di tutto lo stadio, il traversone sul secondo palo, c'è calcio d'angolo, è intervenuto Chiellini, poi Maldini opposta con il sinistro, non è riuscito a dare forza, Zambrotta, Kakà, Seedorf parte da un po' più indietro, adesso Kakà con Pato che è andato a fare il trequartista, il posto di Beckham l'ha preso Seedorf, Kakà sfrutta la scivolata di Del Ciglio che poi commette, secondo me il fallo era nettamente a favore di Kakà, era scivolato De Ceglie, aveva perso il tempo dell'intervento e vedete che con il braccio ha incominciato a trattenere da molto prima Kakà, era nettamente fallo per il Milan questo, pochi dubbi. D'accordo, col guardaline molto vicino, adesso sicuramente si staranno anche parlando, però il fallo è assolutamente di De Ceglie. Perché De Ceglie, al di là dell'abbraccio che abbiamo visto di Kakà, guarda, vedete guarda che come spinge, gli tiene maglia e pantaloncino. Sì, ma prima dell'abbraccio di Kakà, perché era possibile Zebina a destra, Grigera a sinistra. Alle spalle dei due attaccanti, in mezzo. Questa è la parte, Pato cerca Kakà, lì non c'è De Ceglie, Marchionni deve dare una mano, Kakà lo sfida, uno contro uno, Kakà, Buffon, sembrano delle situazioni facili per un portiere come lui. Già. Flamini, Kakà, Grigera che è passato a sinistra, Seedorf, Grigera, Kakà ancora, sinistra, giro, deviazione, calcio d'angolo, ha deviato in calcio d'angolo le grottaglie. Adesso i rimpalli sono tutti favorevoli al Milan, anche questo, vedi, rimpallo, Seedorf cercava di servire l'uomo sull'esterno, invece la palla arriva a Kakà. Il ginocchio, Flamini, Kakà, Seedorf, buon lavoro di Seedorf, Kakà, Pirlo, Kakà, sempre Pirlo, Kakà per linee centrali, lotta, netto il predominio nel possesso palla del Milan, 1, Seedorf, Kakà, va via, poi serve ancora Seedorf, palla morbida di Seedorf che voleva restituirla a Kakà, Buffon senza problemi. Quando sbaglia Seedorf non c'è verso, il pubblico rumoreggia sempre, incredibile. Però se gioca sempre, le gioca tutte, il motivo ci sta. Del Milan spinge, Seedorf con le mani per Kakà, Seedorf, Kakà ancora, movimento di Pato, eccolo servito in area di rigore, si gioca, intervento sulla palla, lo sfida uno contro uno, sinistro, doppia deviazione, Kakà si avvita ma non tocco di Del Piero e qui cerca e trova Kakà in ombra stasera. Pirlo, Kakà, dentro c'è Digno, Kakà vorrebbe il traversone, poi dentro per Ambrosini, il controllo sbagliato, Zebina in copertura, poi scivola Ambrosini, la palla è fuori, Flamini la mette giù, vorrebbe il tiro, altra palla dietro, riporta via il pallone, ancora una possibilità per il Milan che ha finito comunque fortissimo anche se in 10. Ronaldinho prende la responsabilità con Kakà, bel finale di partita, cerca Kakà, cercato ancora largo Kakà, vediamo se ha un guizzo nel finale, 48esimo su 49, all'indietro per Ambrosini,
La Juve è stanchissima, Ambrosini in area, Ambrosini, nessuno lo marca. Che prova a partire, c'è sempre largo a sinistra Kakà. Zambrotta cerca la sovrapposizione. Kakà rientra su Poulsen. Vuole il suggerimento per Ronaldinho. Va via Ronaldinho, uno contro uno. Poi arriva Kakà con una furia.